Ciao ragazzi, io sono Erge, bentornati nel mio canale. Oggi siamo in un nuovo episodio della serie Creepypasta e ne vedremo delle belle perché parleremo di un personaggio molto molto noto. Jeff the Killer. Prima di iniziare però volevo farvi una piccola precisazione, ovvero che a differenza degli altri episodi in cui vi raccontavo faccia a faccia quello che è la storia, per questo episodio farò un'eccezione perché andrò a leggerla in diretta la storia e non imparandola a memoria. Questo perché è una storia molto lunga e se me la metto a imparare a memoria questo video lo registro in 34.000 ore. Quindi per motivi di tempo andrò a leggerla questa volta, però voi sedetevi comodi e andiamo a scoprire chi è Jeff the Killer. Buona visione. La sua famiglia si erano appena trasferiti in un nuovo quartiere. Suo padre aveva ricevuto una promozione a lavoro e quindi i suoi genitori decisero che sarebbe meglio vivere in un posto più vicino all'ufficio del padre. Jeff e suo fratello Leo non poterono opporsi. Una nuova bellissima casa che non sarebbero riusciti ad amare. Mentre stavano disfacendo i bagagli arrivò una loro vicina di casa. "Salve", disse lei, "sono Barbara, abito oltre la strada di fronte a voi, volevo solo presentare me e mio figlio". Si girò e chiamò il ragazzo. "Billy, questi sono i nostri nuovi vicini". Billy sussurrò un timido ciao e scappò a giocare nel suo giardino. "Dunque", disse la mamma di Jeff, "io sono Margaret e questo è mio marito Peter. I miei due figli sono Jeff e Liu". Si presentarono anche loro e Barbara li invitò al compleanno di suo figlio. Jeff e Liu stavano per obiettare quando la loro madre disse che a loro avrebbe fatto molto piacere. Quando finirono di sfare i bagagli, Jeff andò verso sua madre. "Mamma, perché hai accettato l'invito al compleanno di quel bambino? Se non l'hai notato, non sono più piccolino a cui piace giocare con le macchinine. Ci siamo appena trasferiti e dobbiamo fare vedere che siamo disposti a passare un po' di tempo con i vicini, quindi noi andremo a quel compleanno". Fine della storia. Jeff fece per dire qualcosa, ma si fermò prima che qualsiasi suono potesse uscire dalla sua bocca, sapendo che non poteva fare nulla. Quando sua mamma affermava qualcosa, era inutile ribattere. Si rifugiò in camera sua e abbandonò il suo corpo sul letto. Era lì che guardava il soffitto quando improvvisamente si sentì invaso da una strana sensazione. Non era dolore, era solo una strana sensazione. La considerò solo una cosa passeggera e casuale. Successivamente udì sua madre che lo chiamava dal soggiorno ed uscì dalla stanza per andare a prendere le sue cose. Il giorno dopo Jeff scese mollemente giù dalle scale per fare colazione e prepararsi per la scuola. Quando si sedette al tavolo provò di nuovo quella sensazione. Questa volta era più intensa e provò un leggero dolore al petto, ma lui, anche stavolta, lo ricondusse solo al fatto di essersi svegliato presto per andare a scuola. Lui e Liu, finita la colazione, si diressero verso la fermata dell'autobus. Si sedettero aspettando il mezzo di trasporto quando improvvisamente un gruppetto di ragazzi con lo skateboard volò sopra di loro a un pelo dalle loro teste. Tutti e due fecero un salto per la sorpresa. "Ehi, ma che diavolo!" I ragazzi atterrarono agilmente e si girarono verso di loro. Uno di loro sembrava fosse il capo, diede un colpetto allo skate col piede e gli saltò in mano. Il ragazzo sembrava avere 12 anni, circa un anno più piccolo di Jeff. Indossava una maglietta mimetica e un paio di jeans strucidi. "Bene, bene, bene, sembra che qua abbiamo della carne fresca". Improvvisamente apparvero altri due ragazzi. Uno era magrissimo, l'altro era enorme. "Bene, visto che siete nuovi, vorrei presentarvi agli altri. Lì c'è Kate". Jeff e lui guardarono il ragazzo magro. Aveva una faccia inebidita, quello che ci aspetta da una spalla. E lui è Troy. Guardarono il ragazzo grasso, simile a una vasca di lardo. Sembrava che non facesse esercizio fisico da quando aveva imparato a gattonare. "Ed io", disse il ragazzo, "sono Randy. Ora per tutti i ragazzini del vicinato c'è una piccola tassa per la tariffa del bus. Non so se mi spiego". Liu si alzò, pronto a prendere a pugni il ragazzo, quando i due suoi amici li puntarono contro un coltello. "Speravo che sareste stati più cooperativi, ma sembra che dovremmo provare con le maniere forti". Il ragazzo camminò verso Liu e gli prese il portafoglio dalla tasca. Jeff sentì di nuovo quella sensazione, ma questa volta era davvero forte, una sensazione bruciante. Si alzò, ma Liu gli fece cenno di sedersi. Jeff lo ignorò e andò contro il ragazzo. "Ascoltami bene, tepistello, ridai immediatamente indietro il portafoglio a mio fratello, altrimenti..." Senza minimamente badare a lui, Randy prese il portafoglio, se lo mise in tasca e prese un coltello. "Oh, e cosa fa?" Quando finì la frase, Jeff gli diede un pugno sul naso. Appena fece per tenersi la faccia, Jeff gli prese il polso e le spezzò. Randy urlò e Jeff gli prese il coltello dalla mano. Troy e Kate caricarono Jeff, ma egli fu troppo veloce. Gettò Randy per terra. Kate si scagliò verso di lui, ma Jeff lo evitò e lo pugnalò nel braccio. Kate fece cadere il suo coltello e cadde a terra urlando. Anche Troy si scagliò contro di lui, ma Jeff non servì nemmeno il coltello. Semplicemente gli diede un pugno dritto nello stomaco, facendolo cadere. Appena imbattò a terra, iniziò a vomitare. Liu non fece altro che guardare Jeff.
Jeff, stupefatto. Videro arrivare l'autobus e seppero che sarebbero stati accusati di tutto. Quindi iniziarono a correre il più veloce possibile. Mentre correvano, guardavano indietro a vedere l'autista correre verso Randy e i suoi. Appena Jeff e Liu arrivavano a scuola, non osarono raccontare nulla di cosa era successo. Tutto quello che facevano fu sedersi e ascoltare. Liu pensava soltanto a come suo fratello aveva picchiato i ragazzini, ma Jeff sapeva che c'era dell'altro. Era qualcosa di spaventoso. Appena sentiva quella sensazione si sentiva potente. Aveva solo bisogno di fare del male a qualcuno. Non gli piaceva come suonava, ma lo aiutava a sentirsi felice. Sentì quella sensazione andare via per il resto della giornata. Persino quando camminava a casa a causa degli eventi accaduti vicino alla fermata dell'autobus che non avrebbero più perso, si sentiva felice. Quando arrivò a casa, i suoi genitori gli chiesero come fosse andata la giornata e lui rispose con una voce un po' inquietante: "È stata una giornata magnifica". La mattina seguente sentì qualcuno bussare alla porta. Scese ed incontrò due agenti di polizia alla porta. La madre lo guardò arrabbiata. "Questi due agenti mi hanno detto che tu hai attaccato tre bambini. Non è stato un combattimento regolare e sono stati accoltellati". "Accoltellati, figlio?" Lo sguardo di Jeff si fissò sul pavimento mostrando alla madre che era vero. "Mamma, sono stati loro quelli che hanno puntato un coltello contro me e Liu". "Figliolo", disse un agente, "abbiamo trovato tre ragazzini, due dei quali accoltellati ed uno con un livido sullo stomaco, ed abbiamo dei testimoni che provano che tu sei fuggito dal luogo. Ora, che hai da dire a tua difesa?" Jeff sapeva che era inutile. Avrebbe potuto dire che lui e Liu erano stati attaccati, ma non c'erano prove per dimostrare che erano stati i teppisti ad attaccare per primi. Gli agenti erano a conoscenza del fatto che i due erano scappati ed è ciò che è successo veramente. Perciò Jeff non poteva difendere né Liu né se stesso. "Ragazzo, chiama tuo fratello". Jeff non poteva farlo, visto che era stato lui a picchiare i ragazzini. "Signore, sono stato io. Sono stato io l'unico a picchiare i ragazzi. Liu ha provato a trattenermi ma non ci è riuscito". La gente guardò il collega ed entrambi annuirono. "Bene ragazzo, sembra che non ha al centro di detenzione minore". "Fermi", disse Liu. Tutti videro che Liu aveva un coltello in mano. Gli agenti estrassero loro le pistole e le puntarono contro il ragazzo. "Sono stato io, ho piccato io quei teppistelli, ne ho le prove". Alzò su le maniche rivelando tagli e lividi come se avesse lottato. "Ragazzo, abbassa il coltello", dice la gente. Liu lasciò il coltello e lo fece cadere per terra. Alzò le mani e si avviò verso i poliziotti. "No, Liu, sono stato io, l'ho fatto io". Delle lacrime scivolarono sul volto di Jeff. "Oh, povero fratello, sta cercando di prendersi la colpa per quello che ho fatto. Portatemi via". I poliziotti portarono Liu alla loro macchina. "Liu, diglielo che sono stato io, diglielo, sono stato l'unico a picchiare quei ragazzi". La madre di Jeff si mise le mani sulle spalle. "Jeff, per favore, non devi mentire. Sappiamo che è stato Liu, fermati". Jeff assistette imponente alla macchina a prendere velocità con Liu dietro. Qualche minuto dopo il padre di Jeff arrivò nel violotto, guardò in faccia Jeff e capì che qualcosa andava storto. "Figliolo, che c'è?" Jeff non riusciva a rispondere, le sue corde vocali erano affaticate per il pianto. Invece la madre di Jeff andò dal padre per dirgli la cattiva notizia. Jeff si abbandonò al pianto sul viottolo. Dopo circa un'ora Jeff rientrò in casa, evitando gli sguardi affranti dei suoi genitori, entrambi scioccati, tristi e delusi. Non riusciva a guardarli, non riusciva ad immaginare cosa pensassero i suoi genitori di Liu, quando in fondo era colpa sua. Andò subito a letto cercando di allontanare i recenti eventi dalla mente. Due giorni dopo, nessuna notizia di Liu dal carcere minorile. Nessun amico da frequentare, niente tranne tristezza e sensi di colpa. Questo fino a sabato, quando sua madre lo svegliò con un grande sorriso stampato in faccia. "Jeff, è oggi", gli disse lei, aprendo le tende e permettendo alla luce di entrare nella camera. "Cosa? Cosa c'è oggi?", chiese Jeff stiracchiandosi. "Ma come? Il compleanno di Billy". Jeff si svegliò completamente. "Mamma, stai scherzando? Non pensare che andrò ad una festa di compleanno dopo quel che..." "Jeff, sappiamo entrambi cosa è accaduto, perciò penso che questa festa potrebbe essere ciò che rischiarirà le nostre giornate. E ora vestiti". La madre di Jeff uscì dalla stanza per andare a prepararsi a sua volta. Jeff, combattendo contro se stesso, riuscì finalmente ad alzarsi, mise una maglia a caso e un paio di jeans e scese di sotto. Lì trovò sua madre e suo padre, entrambi in abiti eleganti. Sua madre in un lungo vestito da sera e suo padre in giacca e cravatta. Non riusciva a capire che senso avrebbe vestirsi in un modo tanto vistoso al compleanno di un bambino. "Figliolo, vuoi andare alla festa vestito così?", chiese la madre di Jeff. "Sempre meglio che esagerare", rispose lui. Sua madre represse l'impulso di rimproverarlo urlando e lo nascose dietro un sorriso. "Noi potremmo avere un po' esagerato, ma è così che si va ad una festa, per fare buona impressione", tagliò corto suo padre. Jeff sbuffò e si diresse verso camera sua. "Non ho vestiti buoni", gridò salendo le scale. "Sbrigati", rispose sua madre. Ispezionò il suo armadio cercando qualcosa di elegante da indossare. Trovò un paio di pantaloni neri che teneva per le occasioni speciali e una canottiera. Tuttavia non riuscì a trovare una camicia da abbinarci. Cercò dappertutto ma trovò solo camicia a quadri o a strisce e nessuna che potesse abbinarsi ai pantaloni. Alla fine trovò una felpa bianca buttata su una sedia e decise di indossarla. "Ci sei giù? Davvero vuoi venire così?", chiesero all'unisono. Sua madre diede un'occhiata all'orologio. "Oh,
Oh, non c'è tempo per cambiarsi, andiamo e basta. Detto questo, spinse Jeff e suo padre fuori da casa. Attraversarono la strada per andare a casa di Barbara e Billy. Bussarono alla porta e poco dopo apparve Barbara, vestita troppo elegante come i suoi genitori. Entrati dietro riuscirono a vedere solo adulti, neanche un bambino. I bambini sono fuori nel giardino, Jeff, perché non vai da loro? Disse Barbara. Jeff uscì nel giardino pieno di bambini, stavano correndo vestiti con dei costumi da cowboy, sperandosi con pistole di giocattolo. Per un attimo pensò di essere finito sul set di Toy Story o qualcosa del genere. Poi un bambino gli si avvicinò e gli porse una pistola da giocattolo e un cappello da cowboy. Ehi signore, vuoi giocare? Gli chiese. Ah no, sono troppo vecchio per queste cose. Il bambino lo guardò con un faccino da cagnolino abbandonato. Per favore, e sei stato il bambino. Ok, ok, rispose Jeff. Mise il cappello e cominciò a far finta di sparare ai bambini. All'inizio tutto questo gli sembrò terribilmente ridicolo, ma poi iniziò a divertirsi davvero. Poteva non essere un gioco molto intrigante, ma fu la prima volta che riuscì a togliersi Liu dalla mente. Così giocò con i bambini per un po', finché non sentì un rumore di piccole ruote da skateboard. Improvvisamente capì e si girò di scatto, appena in tempo per vedere Randy, Troy e Kate saltare oltre la staccionata con il loro skateboard. Jeff buttò via la pistola al giocattolo e si tolse il cappello. Randy lo guardava con odio profondo. Ciao Jeff, giusto? Disse. Abbiamo dei conti in sospeso. Jeff notò il naso ferito sulla sua faccia. Mi sembra che siamo pari. Io ti ho preso a calci in culo e tu hai fatto mandare mio fratello al carcere minorile. La faccia di Randy si contrasse in un'espressione di rabbia. Oh no, non mi interessa pareggiare. Io voglio vincere. Potresti averci preso a calci in culo quel giorno, ma non lo farai oggi. Detto questo, Randy si lanciò contro Jeff. Cadettero entrambi a terra. Randy tirò un pugno sul naso di Jeff, che a sua volta lo afferrò dalle orecchie e gli diede una testata. Si tolse così Randy di dosso e si rimisero tutti e due in piedi. I bambini urlavano e i genitori si precipitarono a portarli fuori dalla casa. Troy e Kate estrassero due pistole dalle loro tasche. Nessuno si intrometta o vi facciamo saltare la testa, gridarono. Randy estrasse un coltello e pugnalò Jeff alla spalla. Jeff urlò e cadde in ginocchio. Randy cominciò a prendere a calci la sua faccia. Dopo tre calci Jeff riuscì ad afferrare il piede e lo torse, facendo cadere Randy a terra. Si rialzò e cercò di entrare per la porta sul retro. Troy lo afferrò. Serve una mano? Tirò Jeff per il retro del colletto e lo lanciò contro la porta del patio, distruggendola. Mentre Jeff tentava di rialzarsi, venne nuovamente atterrato con un calcio. Randy lo calciò ripetutamente finché del sangue non cominciò a uscire dalla bocca di Jeff. Forza Jeff, combatti! Afferrò Jeff e lo lanciò in cucina. Randy trovò una bottiglia di vodka e la ruppe sulla testa di Jeff. Combatti! Rilanciò Jeff nel salotto. Dai Jeff, guardami! Jeff guardò in alto, la sua faccia era ricoperta di sangue. Io sono stato quello che ha mandato tuo fratello in carcere minorile e ora tutto quello che riesci a fare è restare seduto qui e lasciarlo marcire lì per un anno intero? Dovresti vergognarti! Jeff si rialzò lentamente. Oh, finalmente! Ora combatti! Jeff era di nuovo in piedi, completamente ricoperto di sangue e vodka. Di nuovo quella strana sensazione, quella che non provava da un po' di tempo. Ehi finalmente sei in piedi! Disse Randy poco prima di fendersi contro Jeff. Accadde in quel momento, qualcosa si ruppe per sempre dentro Jeff. La sua psiche era andata, il pensiero razionale era andato. Tutto ciò che poteva fare ora era uccidere. Afferrò Randy, lo sollevò e lo sbatté al suolo. Si mise sopra di lui e iniziò a colpirlo con tutta forza direttamente sul cuore. I pugni provocarono un arresto cardiaco a Randy. Mentre questo cercava di respirare disperatamente, Jeff lo colpiva con sempre maggiore forza. Pugno dopo pugno, Randy cominciava a tossire sangue e dopo aver preso un attimo respiro, reclinò la testa sulla destra e morì. Porca miseria. Tutti guardarono Jeff, i genitori, i bambini piangenti, anche Troy e Kate. Si ripresero presto dallo shock e puntarono le pistole contro Jeff, ma lui l'aveva previsto e si era già lanciato verso le scale. Troy e Kate li spararono contro, ma neanche un colpo raggiunse Jeff. Corse su per le scale seguito da quei due, dopo che entrambi ebbero sprecato i loro ultimi colpi. Jeff trovò rifugio in bagno e si accucciò. Afferrò una sbarra di ferro e la staccò dal muro. Troy e Kate si lanciarono dentro con dei coltelli pronti. Troy cercò di colpire Jeff, che però lo evitò e gli spaccò il cranio con la sbarra. Troy cadde pesantemente al suolo. Rimaneva solo Kate, era il più agile di Troy. Ed evitò il colpo di Jeff. Gettò via il coltello e lo afferrò dal collo. Lo spinse contro il muro. Dallo scaffale sopra di loro cadde improvvisamente una confezione di candeggina che si sparse su entrambi. Si sentirono come se stessero andando a fuoco e si misero ad urlare. Jeff si ripulì gli occhi meglio che poté. Riprese la sbarra e gliela spaccò in testa a Kate. Quello, nonostante stesse morendo di sanguotto, si mise a ridere. Che c'è da ridere? Disse Jeff. Kate, tirando fuori dalla tasca un accendino, lo accese. Vedi, che dopo tutto ora sei completamente coperto da candeggina e vodka. Jeff spalancò gli occhi
occhi spaventato. Kate li tirò contro l'accendino. Non appena la fiamma entrò in contatto con lui, il fuoco divampò veloce, avvolgendo il corpo inzuppato. La candeggina reagiva sfrigolando e corrodendo la pelle, che sfumava sempre di più un colorito biancastro. Appena il volto raggiunse i capelli, Jeff lanciò un urlo. Non serviva nulla a rotolarsi per terra, cercando in ogni modo di spegnere quell'inferno che gli stava consumando il corpo. Così corse giù per il corridoio e cadde dalle scale. Tutti incominciarono a urlare vedendo il ragazzo in fiamme, finché non si accorsero che si trattava di Jeff. L'ultima cosa che vide prima di cadere a terra quasi morto fu suo padre e sua madre che tentavano di spegnere il fuoco urlando frasi incomprensibili in quel momento, che sfumavano piano piano nel nulla. Jeff si svegliò, si chiese dove fosse, ma non riusciva a vedere nulla, come se una benda coprisse gli occhi. Fece per togliersi, ma una fitta lancinante lo salì in ogni parte del corpo, riportando alla mente tutto quanto. Cercò di rialzarsi in piedi tra i dolori e avvertì diversi punti di satura praticamente in tutto il corpo. Era all'ospedale? Era vivo? All'improvviso un infermiere entrò nella stanza. Non credo proprio che sia il caso di alzarti. Ritorna a letto, disse mentre lo aiutava a distendersi di nuovo sul letto e controllare le bende. Jeff rimase seduto lì senza poter vedere. Non aveva ancora idea di dove fosse esattamente. Dopo alcune ore venne a fargli visita sua madre. Tesoro, stai bene? Tentò di rispondere, ma la bocca rimaneva immobile. Comunque ho una buona notizia. La polizia ha detto che Kate ha confessato di aver cercato di farti del male, insieme agli altri due. Così hanno deciso di rilasciare Liu. Sarà fuori domani pomeriggio, così potete stare ancora insieme a voi due. La madre di Jeff abbracciò il figlio prima di salutarlo. Nelle settimane successive Jeff fu visitato praticamente da tutta la famiglia al completo. Arrivò infine anche il giorno in cui avrebbe dovuto togliersi le bende dal viso ed erano tutti presenti per scoprire se avrebbero potuto rivedere il vecchio Jeff. Aspettarono con il fiato sospeso fino a quando l'ultimo lembo di benda rimaneva a coprire il volto. Speriamo per il meglio, disse il medico e scoprì il viso di Jeff. Sua madre lanciò un urlo appena lo vide. Persino suo padre e Liu rimasero di sasso. Si può sapere che è successo alla mia faccia? Chiese ansiosamente Jeff. Poiché nessuno rispondeva, si precipitò in bagno e si mise davanti allo specchio. La sua faccia era diversa. Le labbra erano state bruciate e al loro posto c'era una sottile linea rossa come la carne. Il suo viso, a causa della candeggina, era impallidito completamente e sbiancato a chiazze lungo la parte superiore della fronte e delle guance. Perfino i suoi capelli, di buona parte bruciati, erano passati da castano al nero simile al carbone. Lentamente si portò la mano sul viso. Al tatto era insensibile, come se stesse toccando del cuoio indurito. Fissò la sua famiglia e poi nuovamente lo specchio. Beh, cercò di frumare Liu. Non è così male. Non è così male, rispose Jeff. È perfetto! La sua moglie si stupì a queste parole, mentre Jeff però cominciò a ridere incontrollabilmente, senza riuscire a smettere, notarono anche che la sua mano e il suo occhio sinistro si contraevano. Jeff, stai bene? Chiese sua madre. Bene, bene, non mi sono mai sentito così felice in vita mia. Insomma, guarda il mio viso, questo sono io, è perfetto. E continuando a ridere si accarezzava il viso guardandosi allo specchio. Qualcosa era cambiato nella sua mente dopo quello che era successo con Randy. Non era più Jeff che i suoi genitori conoscevano, ma qualcosa di diverso. Ma questo non lo sapevano ancora. Dottore, sussurrò la madre, mio figlio è ancora a posto, capisce, mentalmente? Credo proprio di sì. Questo è un comportamento tipico di pazienti che hanno sotto una grande dose di antidolorifici. In ogni caso, se il suo comportamento non cambia nel giro di una settimana, lo riporti qui e gli faremo un test psicologico. Ok, grazie dottore. E rivolta a Jeff, coraggio tesoro. Torniamo a casa. Questi distolse lo sguardo da se stesso e con un sorriso inquietante rispose: ok. Sua madre gli pose una mano sulla spalla e lo accompagnò a prendere i suoi vestiti. Questo è ciò con cui è venuto, disse la signora dal bancone, portando i pantaloni di seta e la felpa con il cappuccio di Jeff. Sua madre, mentre lo aiutava a indossarli, notò che erano stati perfettamente ricuciti e puliti dal sangue e della cenere. Sembravano quasi normali. Quella notte la madre di Jeff si svegliò. C'era un suono fastidioso che proveniva dal bagno. Pensando che Jeff o Liu si fossero sentiti male o qualcosa del genere, si precipitò giù dal letto e si diresse velocemente davanti alla porta del bagno. Sembrava come se qualcuno stesse piangendo o ridendo. Aprì lentamente la porta del bagno e ciò che vede fu orrendo. Jeff era là, davanti allo specchio. C'erano macchie di sangue ovunque e nell'aria un forte odore di bruciato. All'improvviso quello si voltò. Aveva preso un coltello e si era inciso un lungo sorriso lungo le guance e i suoi occhi erano stati cerchiati di nero e sangue. Jeff, cosa stai facendo? I tuoi occhi! Non riuscivo a vedere la mia faccia, rispose normalmente. Ero stanco e le palpebre si chiudevano. Ora non lo faranno mai più. Le ho bruciate. Ma ti piace il mio sorriso? Prima non riuscivo a sorridere. Faceva troppo male dopo un po'. Faceva male. Ora sto sorridendo, guardami. La madre di Jeff cominciò a indietreggiare. Quella cosa davanti di lei non era suo figlio. Ne aveva paura. Questo sembrò turbare Jeff. Cosa c'è, mamma? Non ti piaccio? Non mi trovi bello? Sì, figliolo, lo sei, disse. Lascia che chiami anche tuo papà, così faremo vedere la tua nuova faccia anche a lui. Corse nella sua stanza e scosse il padre di Jeff, svegliandolo, e sussurrò: caro, presto, svegliati, devi fermare. Smise di parlare quando vide Jeff dalla sua porta della stanza con il coltello in mano. Stavi mentendo, mamma.
Liun si svegliò di soprassalto. Si guardò intorno, ma sembrava tutto tranquillo. Eppure, scrollando le spalle, chiuse gli occhi e cercò di riaddormentarsi. Appena un passo dal sonno, avvertì una strana sensazione, come se qualcuno lo stesse guardando. Alzò di nuovo gli occhi e davanti al suo volto c'era quello completamente tumefatto di Jeff. Spaventato, cercò di agitarsi e fuggire dalla sua presa, ma la paura lo aveva paralizzato. Jeff, io... Jeff gli tappò la bocca con una mano e con l'altra le avvicinò il coltello. Shh, torna a dormire, Liu. Torna a dormire. E ragazzi, questa era l'enorme storia di Jeff the Killer, completa al 100%. Lo so che è stata molto lunga, è stato molto lungo come video, ma questa è la storia vera. Ci tenevo tanto a raccontarla, anche perché è un personaggio molto noto nel creepypasta, uno dei più famosi. Spero che la storia vi sia piaciuta. Io vi l'ho raccontata il meglio possibile, spero vi sia piaciuto il video, quindi lasciate tantissimi like per un prossimo episodio di creepypasta. Commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ragazzi, cosa siete qua e non vi iscrivete al mio canale? Ragazzi, iscrivetemi, ma anche, come ho già detto, condividete i miei video ai vostri amici, perché questa è la cosa più importante per farmi aiutare a crescere, ed è quello che noi tutti vogliamo. Quindi ragazzi, non ho più nient'altro da dirvi, quindi qui da Energia è tutto e noi ci vediamo direttamente ad un prossimo video. Ciao ragazzi e statemi bene.